Bella a tutti ragazzi, bentornati a questo mio nuovo video. Siamo tornati qua con un video perché voglio mostrarvi come fare i livelli su Call of Duty World at War 2 sulla modalità zombie. Voglio farvi vedere un po' il giro che io faccio normalmente quando faccio i livelli. Esempio, è la partita di ieri. Lo sto mostrando velocemente. Vedete, questo è il giro che sinceramente mi trovo meglio. Tra l'altro, quando ci sono zombie mi piazzo qua, aspetto che arriva l'orda dei zombie, quando soprattutto i livelli alti fate una strage. Importante è cercare di stare meno fermo. Lì puoi stare perché da dietro non ti possono arrivare. L'importante è cercare di non stare bloccati in queste zone, perché queste zone sono le più stronze, perché trovi questi qua che corrono come dei dannati. Poi io normalmente passo di qua se mi date la possibilità, perché a volte come se visto escono i zombie. Anche qua bisogna stare, potete avere la trappola, ma devi stare attento a scendere qua perché a volte ti spawnano da questa finestra. Qua c'è lo scudo. Sotto il giro io prendo l'arma qua a muro, questa qua che ho in mano, quel caricatore aumentato, ve lo straconsiglio, è quest'arma qua. Ve la straconsiglio, potenziatela, è la migliore. E poi attivate la trappola. Quasi tutti i zombie non ti cagano. Vanno tutti, no, quasi tutti nella trappola. È un ottimo modo. Come se queste trappole come le scimmie. I zombie vengono attirati. Anche sti qua. I boss. Dopo qua dovete stare attenti perché spesso e volentieri io vi consiglierei di passare di qua quando la trappola è ancora attiva. Perché qua ti arrivano spesso gli zombie, soprattutto con gli esplosivi. E dopo ritorni qua in piazza e gira sempre lo stesso. Se dovete andare a pacca pancia, saltate giù di qua. Facile. Saltate giù di qua, la porta è già aperta. E siete qua, a pacca pancia. Anche qua, ricordo che pacca pancia su Black Ops e su Call of Duty World at War 2 ti dà le munizioni per 4.000. Non è come se gli altri Call of Duty che non te li dà. Non puoi potenziarla, non puoi migliorarla di più. Altra cosa, prendete assolutamente le scimmie. Se le trovate è meglio. E gira sempre lo stesso, sbucate qua, passate di qua e andate avanti. Come perk, cosa vi consiglio? Assolutamente, io personalmente uso questi, parte il quick revive, che chiaramente è indispensabile per chi gioca in solo. Assolutamente, personalmente, per un'arma come la mia bisogna avere la ricarica veloce, che si trova quasi sempre nel laboratorio, che è quella lì, e l'electric sherry, che è questo qua. Per chi non sapesse cos'è l'electric sherry, ti dà una scossa attorno, mentre quando ricarichi ti dà una scossa attorno, ti blocca per qualche secondo gli zombie. E come terzo io uso i danni aumentati delle armi, non questa qua, non mi perché c'è lì, che è quella per accoltellate. In pratica sarebbe questo qua, questo qua dove passiamo adesso, questo. Se non volete prendere le cliché perché non vi piace, prendete la corsa, vi aiuta tantissimo. La corsa, ve lo assicuro, aiuta tanto. Io lo uso come quarto perk quando gioco in 2-3 giocatori. Non prendo il quick revive perché è inutile. Quick revive in giocatore singolo ti rianima da 3 vite. Puoi morire 3 volte senza finire la partita. Sto andando un po' avanti. Questa è una partita un po' di cazzeggio e per fare il video. E gira sempre lo stesso. Girate di qua. Passate qua nel laboratorio. Attivate la trappola, state qualche secondo tranquilli. Se c'è qualche boss, gli sparate. Quasi tutti gli zombie, attenzione, quasi tutti gli zombie vanno nella trappola. Ce n'è sempre uno o due che ti viene addosso, come questo qua per esempio. Occhio che spesso e volentieri ce ne sono. Occhio qua, a volte ti trovi i boss, sempre all'occhio quando girate gli angoli. E tutto, occhio che ci sono quei stronzi lenti. Il più stronzo è sicuramente quello che definisco il più stronzo
quello con lanciafiamme. Occhio. Attivate ogni tanto, soprattutto quando date i punti. Questo qua ve lo consiglio, attivate le trappole, ragazzi. Ieri con la mia live di ieri avevo 600.000 punti, avevo 400 500.000 punti, c'era appunto, e stavo le trappole. Se non riuscite a passare di qua, datevi qua, lo mostro velocemente, datevi qua. Questo è anche un modo, però questo è più utile a 4-5 giocatori. Io ho fatto a livello 47 e c'ho questo giro, ragazzi. In 3 giocatori, consumi da 3 giocatori. Datevi qua, normalmente non vi spuntano quasi nessuno da dietro. E prendete questo tunnel che vi porta al paccapancio. Come seconda arma, io assolutamente vi consiglio una tesla potenziata. Io ho potenziato la tesla della luna. Penso si chiami così. Questa qua ve la consiglio assolutamente, perché voi ve ne mettete un bel po' in fila di zombie e vi fa una strage. Però occhio, ripeto, a meno colpi che la tessera normale. Occhio a questo, perché i colpi non sono infiniti. Se riesco a piazzarne un po' di seguito, ve la faccio vedere. Poi chiudiamo questo video. Se avete domande, come siete scritte qua nei commenti, ragazzi. Guardate, adesso c'è da dire, eh. Adesso mettono un po' di linea. Vedete, con molti più zombie ve ne fa una strage. Electrisherry, spesso e volentieri ti salva il culo, per quello che ho scelto Electrisherry e non, ripeto, la corsa. Facendo questo giro avete sempre la munizione o al paccapancio o al laboratorio di quest'arma, e non siete prendendo armi nella classe, invece rischi che ogni volta non vi dà, dovete andare al paccapancio per prendere munizione. Vi straconsiglio, come già detto, di prendere assolutamente di mettere all'arma il caricatore aumentato. Vi mostro velocemente questa arma. Ha più di 1000 colpi. Ed è tutto di, ragazzi. La straconsiglio. A me personalmente piace come arma. L'ho usata per fare arrivare a livello 61. Ieri potevo andare anche avanti, anche se mi rimaneva una vita, ma era veramente troppo. Però questo, come detto, ripeto, questo è il giro. Electrisherry, ricarica rapida, colpi aument danni aumentati e quick revive, chiaramente, per il giocatore singolo. Per chi due più giocatori, la corsa. Questa personalmente è la combinazione che a me piace. Poi se voi trovate, non so, meglio con la corsa piuttosto che l'Electrisherry, va bene. Però io vi consiglio così. Io ho fatto così, sono arrivato a livello 61 ieri e ancora sono a livello 21 tranquillamente e posso girare senza problemi. Che dire, ragazzi, questo video si può chiudere qua. Avanziamo gli ultimi zombie. Chiudiamo il video. Spero che vi servirà per fare i livelli. Fate iscrivete i livelli. Scrivete qua sotto nei commenti se che li ricordate fatto grazie a questi miei consigli. Spero che vi siano utili. Se avete queste domande su come fare, giri, avete consigli, armi, cose del genere, scrivete qua sotto nei commenti. Grazie a tutti per la visione, iscrivetevi al canale se siete ancora iscritti, lasciate un mi piace se vi è piaciuto questo video. Se avete altri video, consigli di sapere cosa volete, altri video, consigli per fare livelli, consigli di armi, che qualsiasi cosa. Potrei fare anche una live sull'easter egg più facile e magari anche uno sull'easter egg più lungo. Quindi, ragazzi, buona giornata. Ciao.